Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Luca Ambrosio, presidente dell'Orchestra Barocca Siciliana e con gli altri soci dell'OBS, oggi nella magnifica Biblioteca dei Cappuccini, dei Frati Cappuccini di Siracusa, vi accompagneremo per circa una mezz'ora di musica per presentare la nostra stagione 2021. Chiacchierando, suonando, per ora in streaming, ma prestissimo dal vivo. La stagione 2021 dell'Orchestra Barocca Siciliana è dedicata alle capitali europee della musica, ma prima di parlarvi della stagione mi piacerebbe dirvi qualche cosa in merito alla nostra associazione. Nata nel 1986 su iniziativa di Piero Cartosio a Palermo, OBS ha invitato i principali interpreti della musica antica di quegli anni e degli anni a venire, formando decine e decine di giovani nei loro corsi estivi per l'esecuzione sugli strumenti originali secondo la prassi storicamente informata. Dall'anno scorso, il 2020, l'OBS si è trasferita a Siracusa. Ho avuto l'onore di prendere la direzione di questo organismo e abbiamo organizzato una stagione di concerti e un festival estivo collegato, secondo la tradizione dell'associazione, anche a delle masterclass che hanno visto alcuni dei principali interpreti e docenti qui a Siracusa per insegnare a circa 30 allievi, e sul fine d'anno, quando eravamo già diciamo in chiusura, abbiamo registrato un video che è stato premiato dal Ministero degli Esteri e incluso nel suo nuovissimo portale istituzionale dedicato alla promozione della cultura italiana nel mondo, Vivere l'italiano in musica. Il portale si chiama Italiana e il video è Nuovo barocco italiano della nostra orchestra. Siamo diventati portabandiera della cultura italiana nel mondo, questo ci fa moltissimo piacere e ci rende veramente onorati. Oggi presentiamo la stagione perché siamo molto ottimisti e fiduciosi che, come lo scorso anno, l'arrivo della bella stagione, del caldo e l'incremento della campagna vaccinale ci consentirà finalmente di fare musica dal vivo. Noi la faremo qui nel convento dei Cappuccini, nel chiostro del convento dei Cappuccini, quindi all'aperto, con il distanziamento necessario, in totale sicurezza, e cominceremo da maggio. Il tema della stagione di quest'anno, come vi avevo accennato, è una passeggiata tra le capitali europee della musica. Abbiamo scelto questo filo conduttore perché siamo tutti diciamo stati costretti a rimanere nelle nostre case in questo periodo, e quindi viaggiare un po' con la mente, viaggiare con la musica, viaggiare con lo spirito ci sembrava il modo migliore per salutare la nuova stagione.
Il brano che avete appena ascoltato è un brano di un compositore poco conosciuto, Rit, ma l'abbiamo scelto perché fa parte del programma del primo concerto, il concerto inaugurale dedicato alla città di Potsdam, che era la capitale del Regno di Prussia e quindi residenza di Federico il Grande di Prussia, un sovrano appassionato della musica e soprattutto del suo strumento, del flauto traversiere, che studiava col migliore flautista dell'epoca, Johann Joachim Quantz. Nel corso del programma eseguiremo anche brani dello stesso sovrano e saranno eseguiti da Enrico Luca, che avete appena ascoltato, vicepresidente dell'OBS, e anche al fagotto da Alessandro Nasello. Questo concerto sarà il 2 maggio alle ore 17 presso il convento dei Cappuccini di Siracusa. Dopo questo concerto, il secondo concerto della nostra stagione è dedicato alla città di Köthen, un'altra città germanica, sede di un piccolo principato che ebbe intorno agli anni 20 del Settecento l'onore di avere come maestro di cappella Johann Sebastian Bach. Attorniato da una schiera di musicisti eccellenti, Bach per Köthen compose tutti i suoi capolavori di musica da camera, i più importanti. Il 21 maggio alle ore 19:30 alcuni di questi capolavori di Bach e dei suoi collaboratori saranno eseguiti dal violino di Carla Bocatz Muñoz, una violinista cilena che collabora con noi da qualche tempo, e al clavicembalo accompagnate da Francesco Rossi. Adesso vi facciamo ascoltare uno di questi brani che Bach probabilmente compose a Köthen. Li suonerò io, li suonerà anche Enrico Luca, ma anche Marco Alderuccio, il nostro violinista. Thank you.
terzo concerto della nostra stagione sarà il 4 giugno, sempre alle 19.30, ed è dedicato alla città di Vienna. In particolare, tra i tanti periodi importanti della città di Vienna, dedicati, insomma, che sono importanti per la storia della musica, abbiamo scelto naturalmente il periodo di Mozart e abbiamo invitato un trio di corni di bassetto che seguirà alcuni brani di Mozart, e tra l'altro alcune anche trascrizioni dei suoi brani operistici più famosi, e ci allieteranno la serata. L'abbiamo chiamata Mozartabend, proprio perché potremo ascoltare anche in trascrizioni dell'epoca alcune arie delle nozze di Figaro o del Don Giovanni. 15 giorni dopo, venerdì 18 giugno, sarà la volta di Madrid. Madrid è una città che ha accolto moltissimi musicisti italiani nel corso della sua storia, soprattutto nel Settecento, è ricordata per aver dato, diciamo, ospitalità a Domenico Scarlatti, ma anche a Farinelli, al grandissimo cantante, ma anche a un lucchese molto importante, grandissimo violoncellista, Boccherini. Boccherini, eseguiremo due sestetti di Boccherini ad opera del sestetto Boccherini, cioè abbiamo invitato questa compagine che proprio ha fatto del nome di Boccherini proprio il suo nome, è particolarmente specializzata nel repertorio e si cimenterà in questi due quartetti composti da Boccherini proprio nella capitale spagnola. A luglio sposteremo i concerti alle 9 di sera perché fa più caldo e il primo concerto di luglio sarà il 9 e sarà dedicato alla città di Londra. In particolare l'orchestra, la nostra orchestra, accompagnerà il soprano Lia Battaglia in una silloge di arie di Handel, così come anche di Porpora e di Bononcini, un po' a ricordare, a simboleggiare quale fu la rivalità dei teatri londinesi all'epoca per conquistarsi il pubblico, quindi Handel contro tutti potremmo chiamarlo. Infatti tra i brani di Handel che canterà la nostra soprano Lia Battaglia ve ne facciamo ascoltare adesso uno celeberrimo affidato alla voce di un'altra nostra socia, Paola Modicano. Thank you.
Ringrazio i miei collaboratori, li presento ancora una volta: Paola Modicano, soprano, Enrico Luca, flauto traversiere, e Marco Alderuccio, al violino. Vi presento gli ultimi due concerti, di cui uno è un concerto straordinario, perché si terrà il 23 luglio, sempre alle 21, ed è dedicato alla città di Parigi. Per l'occasione abbiamo voluto riprodurre in qualche modo l'atmosfera di una serata danzante, di una festa da ballo nel castello di Versailles. Al tempo di Luigi XIV abbiamo invitato la Compagnia Internazionale di Danza Storica Armonia Suave, diretta da Carla Favata. Quindi un tripudio di ballerini in costume che saranno accompagnati dai musicisti della nostra orchestra. Tutto questo al chiostro del convento dei Cappuccini il 23 luglio alle 21. Concludiamo la nostra stagione 2021 con un concerto dedicato alla città di Roma, capitale d'Italia, ma anche capitale barocca della musica alla fine del Seicento. In particolare, questo concerto, che andrà il 30 giugno, vedrà come protagonista Alessandro Palmeri, un violoncellista di fama internazionale, che verrà con uno strumento originale dell'epoca, un violone cimapane del 1685, che era uno degli strumenti utilizzato nelle orchestre di Corelli, per un recital in cui eseguirà tutti i brani di quel periodo, di quegli autori, con lo strumento proprio originale di quell'epoca. E la nostra stagione si conclude, però diciamo che ad agosto ci sarà il festival di cui vi parleremo successivamente, e così come la stagione 2021 è dedicata alle capitali europee della musica, il festival, la settimana barocca, che comincerà dopo la metà di agosto, sarà dedicata al Grand Tour, cioè questo giro turistico ma anche culturale ma anche intellettuale che era obbligatorio per ogni musicista, ma anche letterato, ma anche turista straniero, da compiere in Italia nel Settecento o anche nell'Ottocento attraverso le più importanti capitali italiane della musica e dell'arte. Ma questa è un'altra storia, ve la racconteremo la prossima volta. In questi mesi abbiamo lavorato a realizzare una rete siciliana per la musica antica. Quindi ci siamo consorziati con alcune delle più importanti associazioni che fanno musica antica in Sicilia e inaugureremo un circuito in cui potremo far girare alcuni dei nostri spettacoli, così come alcuni degli spettacoli dei nostri partner. E questa è una risorsa per tutti, è una ricchezza, sarà una ricchezza non solo per i nostri spettatori, ma anche per i nostri musicisti che verranno qui in Sicilia e sapranno che potranno fare delle piccole tournée e fare sentire la loro musica a più persone nel giro di pochi giorni. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che in un momento come questo associarsi è molto importante perché noi viviamo delle vostre quote associative, dei biglietti, dei concerti. E speriamo che, come l'anno scorso, siete stati numerosissimi, oltre 80 abbiamo avuto come soci nei vari momenti della nostra stagione, nonostante il tempo molto difficile. L'anno scorso è stato un anno difficilissimo per la musica. Siamo convinti che questo 2021, diciamo, sarà l'anno della ripresa e della rinascita, e quindi vi invitiamo ad associarvi al più presto andando sul nostro sito www.orchestrabaroccasiciliana.it e compilando l'apposito modulo. Entro Pasqua, chi si associerà entro Pasqua avrà la possibilità di associarsi avendo il 30% di sconto rispetto alla quota associativa. Le quote associative e le varie modalità di associazione le vedrete in fondo a questo filmato. Vi saluto con una frase che prendo da Schumann e che ci deve dare un po' di speranza, forse. Schumann diceva che mandare luce dentro le tenebre dei cuori degli uomini era il dovere dell'artista. E questo è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno, abbiamo cercato di fare anche in questo periodo così difficile, così lungo, e che vorremmo fare per il futuro con il vostro sostegno. Grazie.